Dobbiamo andare in Arabia Saudita. Sì. Proprio lì. Wow ragazzi, ma viaggiare è una delle cose più belle del mondo. Io adoro per esempio perdermi tra tutti quei vicoletti meno battuti dalle rotte turistiche, quindi magari un pochino più tipici, ok? Quindi non con i soliti negozietti dove vendono i soliti souvenir, ma io preferisco proprio immergermi nella città vera e propria. Quindi andare a contatto con la realtà del luogo. Che sia bella, che sia brutta, non è importante. L'importante è che io riesca veramente a entrare in connessione con le persone del luogo e con la vera anima di quella città. Per me questo è fondamentale. Quando viaggio io cerco esattamente questo. E tu che cosa cerchi? Ti piace di più viaggiare da turista classico o sei più un avventuriero come me? E soprattutto, beh, io vi porto l'esempio ovviamente di Zurigo, dove non solamente sono una viaggiatrice, ma soprattutto ci abito. E vi posso assicurare che sia nel mio lavoro, dove utilizzo l'inglese quotidianamente, ma anche con le persone in strada, l'inglese è la prima lingua. Ovviamente lo svizzero tedesco è la lingua del luogo, però vi assicuro che lo svizzero tedesco è molto difficile e l'inglese quindi è il passepartout che ti apre tantissime porte, ti permette di parlare con chiunque. Quindi qui, come in tantissime altre città del mondo, l'inglese è, non dico fondamentale, forse anche di più di fondamentale. Quando viaggiamo, come facciamo a rapportarci con le persone del luogo? Come facciamo a chiedere le indicazioni cercando di non suonare proprio con quel solito inglese scolastico che purtroppo ci portiamo dietro un pochino tutti? Perché ricordatevi che la lingua non è solamente un modo per comunicare, ma se ci mettiamo veramente a comunicare con la lingua delle persone del posto, riusciremo veramente a entrare nel loro cuore. La lezione di oggi è molto molto utile perché alla fine di essa non solo ti sentirai molto più confident, molto più sicuro di te nel viaggiare, ma imparerai strutture che le persone stesse, i madrelingua stessi, utilizzano quando chiedono informazioni, quando si trovano in uno stato che non è il loro e devono rapportarsi con le persone del luogo e chiedere dov'è la stazione, dov'è un certo negozio, dov'è il loro hotel, come raggiungere un determinato posto. Ma quello che ti consiglio è cerca di ripetere e in questo modo memorizzarle. Non solamente andremo a memorizzare la struttura, ma anche la pronuncia delle espressioni che oggi ti andrò a presentare. Foglio alla mano e cominciamo con la lezione. Primo step, vogliamo fermare una persona per potergli chiedere un'indicazione. È buona educazione non semplicemente prendergli un braccio e guardarlo con gli occhi terrorizzati, mi sono perso, ok? Ma è buona educazione intromettersi nella loro conversazione o bloccarlo per strada dicendo excuse me. Ok, quindi ricordiamoci di non dire I'm sorry, perché non ci stiamo scusando per una cosa che abbiamo fatto, tipo una pestata di piede, per esempio, ma vogliamo semplicemente attirare l'attenzione. Quindi utilizziamo l'espressione excuse me. Per poter dire mi sono perso, possiamo utilizzare al pari queste due strutture che sono I'm a little lost, oppure I'm a little turned around. I'm a little turned around. Con queste due strutture vogliamo trasmettere l'idea che siamo un pochino persi, ok? Quindi non sappiamo dove dobbiamo andare, da che direzione prendere per raggiungere il nostro luogo di interesse. Ora ti insegno quattro domande che puoi chiedere per poter raggiungere il tuo punto di interesse. Possiamo utilizzare Do you know where I can find the station? Do you know where I can find the station? How do I get to the supermarket from here? How do I get to the supermarket from here? Would you happen to know where the library is? Would you happen to know where the library is? Vi ricordo che library non si tratta di una libreria, ma della biblioteca. E se dovessimo dire libreria, dovremmo dire bookshop. I'm looking for this address. Could you please tell me how to get there? I'm looking for this address. Could you please tell me how to get there?
Ovviamente, se non ti ricordi gli utilizzi di get, vai a riguardare la mia playlist grammaticale, perché ho fatto proprio un approfondimento sul verbo get, e questo qualche mese fa. È un verbo molto interessante, con tantissime sfaccettature, e molto spesso noi italiani manda in confusione, perché sembra quasi che gli inglesi lo mettano un po' dappertutto. Quindi ti lascio il link in descrizione, e se dovessi avere ancora qualche dubbio, vai a riguardartelo. Se non ti sei ancora iscritto, mi raccomando, fallo subito, e attiva la campanellina, così in questo modo tutte quante le lezioni che caricherò tu non te ne perderai neanche una, perché YouTube ti avviserà con una piccola notifica sul tuo telefono. Ok, questa è una cosa che mi è successa molto spesso. Ci troviamo appunto in una città straniera e un altro turista, una persona come noi, ci va a chiedere un'indicazione, magari ci vede abbastanza sicuri di noi che passeggiamo per la città e magari ci chiede un'indicazione, ma noi purtroppo non sappiamo come aiutarlo. In questo caso, che cosa gli risponderesti? Io ti consiglio queste tre espressioni. I'm sorry, I'm not from around here. I'm sorry, I'm not from around here. I have no idea, I'm sorry. I have no idea. I'm sorry. I'm not sure, you'd better ask someone else. I'm not sure, you'd better ask someone else. Ok, ora ipotizziamo che ci stiano chiedendo delle informazioni, siamo nella nostra città, ovviamente dobbiamo parlare in inglese. In questo caso ci troveremo spiazzati, perché probabilmente il 99% delle volte ci verranno queste strutture grammaticalmente corrette, però magari un po' scolastiche. Cerchiamo di utilizzare strutture che loro stessi utilizzano e dimostriamoci un pochino più fluidi. Le espressioni che ti consiglio sono alternative a questa. Go straight on this street. Go straight on this street. Che significa letteralmente vai dritto su questa strada. Probabilmente un madrelingua non andrà a utilizzare questa struttura, ok? Quindi probabilmente utilizzerà queste alternative. Head down this way. Head down this way. Just go down here. Just go down here. Follow this street. Follow this street. È il momento di girare. A scuola ci insegnano turn right, turn left, che vanno benissimo, ok? Però molto probabilmente non saranno quelle che i madrelingua andranno propriamente a utilizzare. Quindi sarà molto probabile che ci sentiremo rispondere queste strutture. Take a left at the lights. Take a left at the lights. Lights, stiamo parlando di traffic light, è il semaforo. Make a right at the crossroad. Make a right at the crossroad. Crossroad è l'incrocio. Take the street on the left at the lights. Take the street on the left at the lights. Make sure you go right at the crossroad. Make sure you go right at the crossroad. Abbiamo questa struttura nei libri di scuola alla quale vi darò due alternative. La struttura è continue going straight ahead until you reach Oxford Street. Continue going straight ahead until you reach Oxford Street. Ora vediamo le due strutture più utilizzate. Keep going till you hit the intersection at Oxford Street. Keep going till you hit the intersection at Oxford Street. L'alternativa è don't stop till you get to Oxford Street. Don't stop till you get to Oxford Street. Generalmente, quando ci vengono date delle informazioni e delle direzioni, ok, è molto raro che ci dicano semplicemente tutto dritto, gira a destra, gira a sinistra e il posto lo trovi sulla destra. Diciamo che sia quando noi diamo le indicazioni che quando le riceviamo cerchiamo di dare più punti di riferimento possibili all'altra persona, quindi non vi spaventate se andrete a sentire queste strutture. It will be the one on your right with a big sign. It will be the one on your right with a big sign. The museum will be the building on your right. You will know it when you see it. The museum will be the building on your right. You will know it when you see it. You're gonna see the museum on your right, opposite the supermarket. You're gonna see the museum on your right,
opposite the supermarket. E ti sei mai trovato nella situazione di dover dare o ricevere delle informazioni? Sì, indubbiamente Google Maps è sempre un grande aiuto. Però vuoi mettere, comunicare con le persone, magari ricevere delle informazioni che su qualsiasi guida non riusciresti mai a trovare? Perché una volta che ti rapporti con le persone del luogo, loro saranno ben felici di consegnarti delle informazioni e delle curiosità sulla loro città, perché ne saranno molto orgogliosi. È la stessa cosa che sono sicura andresti a fare anche tu. Quindi lasciami un commento, lasciami un like e se hai piacere condividi questo mio video con le persone che secondo te potrebbero più apprezzarlo, magari dei viaggiatori esattamente come me. Ogni settimana alle ore 9 del martedì io caricherò un nuovo video. Io ti aspetto qui, ci vediamo, bye bye!